Buongiorno. Noi presentiamo un lavoro in particolare che risale al 2007, ma questo è un po' il nostro contributo. Presentiamo quindi il valore. Lavora la determinazione dei valori di fondo nei suoli agricoli prospicienti il sito di interesse nazionale, sito nella laguna di Grado e Marano in Friuli, Venezia Giulia. E questo sito si colloca in provincia di Udine e nella sua perimetrazione del 2003 interessava diversi comuni della bassa pianura che avevano in un'area che aveva conosciuto un significativo sviluppo industriale dall'inizio del Novecento, negli anni 40 per la parte di Tor Viscosa e dopo gli anni 50 nell'area del Sacorno. E un breve inquadramento anche pedologico, chiedo scusa per l'imprecisione e la brevità, e solo per dire dove come è inquadrato, dove è inserito, e tra i conoidi alluvionali dei due maggiori fiumi, il Tagliamento e l'Isonzo, con suolo e sottosuolo costituito da sedimenti fini superficiali, sabbie, lime e argille. E i principali fiumi della nostra zona del SIN sono il Corno e l'Aussa, con una rete idrografica minore di origine antropica che deriva dalle opere di bonifica idraulica che hanno lasciato un regime di scolo meccanico, ci sono infatti ancora delle idrovore attive. Questo era importante notarlo. All'interno dell'area di terraferma di questo sito, 3.700 ettari circa, una vasta porzione pari al 68% situata tra i due fiumi e tra i due poli industriali principali aveva una destinazione di tipo agricolo e per questo tipo di destinazione non vi erano specifici limiti tabellari previsti dalla normativa, per cui era emersa la necessità di individuare comunque un riferimento e come tale era stata indicata la tabella redatta per la bonifica di siti inquinati nella destinazione però di uso verde pubblico, privato e residenziale. Intanto la normativa di riferimento cambiava, la perimetrazione era del 2003, diventava la 152 del 2006 e venivano appunto introdotti nuovi approcci come l'analisi di rischio e quello che abbiamo ascoltato finora, il concetto di valore di fondo. Pertanto con questo studio, mantenendo bella comunque indicata come riferimento, si è tentato di identificare nell'area esterna al SIN valori caratteristici di concentrazione delle sostanze presenti che potessero rappresentare valori di riferimento o di fondo per i terreni agricoli. E, a tal scopo sono state ricercate sostanze di particolare interesse ambientale per le quali era ipotizzabile un apporto sia naturale che antropico, purché diffuso o legato all'utilizzo proprio del terreno nella sua destinazione di uso agricolo. Su 89 campioni di terreno agricolo sono state quindi determinate le concentrazioni di metalli e anche contaminanti organici, PCB, fitofarmaci e IPA su un 10% del totale, si trattava in definitiva di 11 campioni scelti in maniera casuale. E il campionamento è avvenuto nella fascia di terraferma, alla distanza di 1 km dal sito, in terreni agricoli con sistemi culturali simili a quelli posti all'interno del SIN, lungo un percorso a W precedentemente progettato. Seguendo questo percorso e prelevando aliquote di campione in maniera non sistematica su una profondità di 50 centimetri, quindi ci trovavamo su terreno arabile. Questa è la distribuzione nei campioni dei vari comuni. Come detto, sono stati determinati in questo caso anche composti organici, sia composti organici che composti inorganici, tutti i metalli previsti dalla 152. Fitofarmaci con alcune aggiunte in relazione a quello che comunemente viene trovato nelle acque delle nostre falde. E IPA e PCB espressi come somma totale, non essendo
c'è un interesse specifico per i singoli, neanche i mezzi. A questo punto però l'elaborazione statistica appunto è stata applicata ai metalli, con esclusione di quelli che davano un numero di valori inferiore al limite di quantificazione che non ne permetteva un'elaborazione statistica, quindi cadmio, mercurio, selenio e tallio, e il DDT anche senza voler determinare un valore di fondo, perché effettivamente questo è stato il nostro risultato più eclatante, diciamo così, perché era molto diffuso, perché abbiamo trovato tanti positivi. E questo è infatti è il riscontro per i fitofarmaci, che sono solo una fotografia di quella che è in realtà la situazione all'esterno del SIN. E particolare percentuale di campioni con riscontro positivo, come detto, per DDT, DDE, è il 71% di campione positivi, e anche per terbutilazina e metolachlor, che erano parametri aggiuntivi a quelli normati nei suoli, non sono normati, oltre il 50%. Presenza in diverse campione anche per gli altri composti, alaclor, clordano, dieldrin e deltaclorico fossido, con 22,5% dei campioni del valore tabellato. I PPCB invece non hanno dato, hanno dato riscontri, in alcuni casi, in molti casi erano quantificabili, ma sempre con limiti ben inferiori ai limiti della tabella 1 di colonna A. Brevemente la situazione divisa per diserbanti e insetticidi, sempre come numero di positivi nei campioni, che è quella, la fascia riportata in rosso, e nelle due fasce di concentrazione tra il PPB e 001 ppm, la zona rigata, e sopra 001 ppm, la zona completamente in rosso, con all'interno il numero di campioni positivi. E, ecco quello che è emerso nel suolo: atrazina e desetilatrazina praticamente non presenti, presenti in pochi campioni, il metabolita non è presente. Terbutilazina e desetilterbutilazina sono composti che invece ritroviamo spesso, ritroviamo più terbutilazina del suo metabolita, che è quantificabile, dove le concentrazioni di terbutilazina sono maggiori, rappresenta circa un 15%, inversamente a quello che avviene nelle acque poi in realtà. Riscontrati invece in un buon numero, circa la metà dei campioni, sia l'alaclor con pochi sforamenti, che il metolachlor. Entrambi questi li abbiamo ritrovati, nel grafico potete leggere in quali punti, a che concentrazione. Passiamo agli insetticidi, che rappresentano la storia un po' di questa zona degli anni del dopoguerra, appunto per via della bonifica idraulica, era per questo che insistevo nel presentarla, e utilizzati evidentemente in maniera massiccia, li ritroviamo ancora nel suolo, e, per quanto per il DDT, calcolato comunque come somma, un'ampia percentuale di campioni rimanga entro il limite tabellato, alcuni punti oltre 001 ppm, 3 sono stati considerati outlier nell'elaborazione statistica. Presenze anche per altri composti storici comunque, ma più contenute, e devo dire con presenza in zone spesso vicine alla laguna. Comunque sì, questi composti si distribuiscono in tutta la fascia, qui riporto il DDT per avere un'idea, si trattava in realtà di due zone, una più piccola, e coprivano quindi tutta questa fascia di campionamento. E qui ho riportato anche gli istogrammi per il DDT ricavati, giusto, senza voler cavare un valore di fondo, ma giusto per una visualizzazione, l'istogramma sperimentale che il mio collega introdurrà in maniera più completa per la parte dei metalli, che è invece stata sottoposta a elaborazione statistica.
cedo la parola.